33 16. Ciao a tutti ragazzi, sono io, Luke4316, e benvenuti in questo nuovo video episodio di Nauting Beer. Ragazzi, oggi è l'8 ottobre e posso farvi vedere tutto ciò che le succede. Posso farvi vedere l'episodio 3, 5, 9, 12, 45, 89, 24, 24. Chiamate per informazioni. No, scherzo ragazzi, parte gli scherzi. Sono qui oggi perché rifacciamo il 2 visto che non l'ho completato, e facciamo anche il 3. Il 4, scusatemi. Poi se c'è tempo vi farò vedere anche il 3, che cosa era successo, perché non c'è più spoiler eccetera. Posso farvi vedere tutto ciò che succede in questo gioco. Allora, andiamo da Pudding. Pudding is a master jungling. Lo caricamento. Fai attenzione, stavo leggendo. Allora, attività giardiniere possono essere pericolose. Ci sono piante, in poche parole ragazzi, cos'era la cagata che ho fatto? È che questa qui devo ucciderla facendola mangiare dalla pianta. Per cui andiamola su. Ma quanto le son coglion. Cioè, mi sono fatto male da solo. In poche parole, dobbiamo farla mangiare da queste piante carnivore qua. Le vedete? Queste piante qui. Allora, le stavo scherzando. Dai che non posso correre. Ok, andando qua dentro. Quando lo scemo finisce di parlare ve lo dico ragazzi. Stando nelle piante vedete che il mana si recupera facilmente. Poi potevo anche vestirmi, pirletta. Potevo mettermi l'armatura che avevamo comprato. Allora, dov'è l'obiettivo? Qua. Quello lì, rosa. Perfetto. Andiamola subito a chiappare. Oh, aia, aia. Ma che cavolo fai, uè? Nascondiamoci. Vabbè, già sto morendo, ragazzi. Allora, mi serve qualcosa da comer. In spagnolico vuol dire mangiare. Allora, vediamo un po' se c'è qualche pezzo di formaggio. Niente. Devo prenderla dalle spalle e portarla dalle piante. Però c'è l'altro che mi rompe le scatole. E poi ricordatevi che afferrando un peluche ci finisce il mana, per cui poi lo lascia automaticamente. Allora, iniziamo a uccidere il primo. Allora, uccidiamo questo. È ok. Madonna, l'ho squagliato. L'ho spiumato. Vabbè, così. Dove è andata adesso? Uai. Che cavolo corri? Madonna, quanta gente! Oh, madonna. Dai, a me serve da mangiare. Il cane che miagola. Chi è quest'altro? Perché sta scappando? Col cavolo che ti lascio andare via io a te. Afferra. Buttala fuori, Drentoki. Uccidilo. Orsacchiotto. Cattivo, uè. Ok, sabotiamo la barca, così nessuno può scappare. Io direi di sbloccare un'arma nuova. Qua che cos'è? Un pezzo di tubo. Prendiamolo. Dove è andata la polla? La polla! A me serve cibo, porca di quella miseriaccia ladra. Mi serve cibo, dove posso trovare del cibo? Cibo? Dove trovo cibo? Dove trovo cibo? Ecco cibo. Ecco cibo. Io vedere cibo. Trovato cibo, mangiato cibo. Ma possiamo andare a prendere tipi calzerunghieli. Uccidiamo questo qua. Anzi, ragazzi, guardate cosa faccio. No, non volevo ucciderlo, porca trota. Volevo rubargli i vestiti, uè. Vabbè. Allora, dov'è? Dove sei? E chi la chi? Ok, portiamola dalla pianta e facciamo uccidi. Guardate. Aia, se l'è mangeta, se l'è mangeta. Se l'è mangeta. E infatti guardate che ora mi dà la spunta sull'obiettivo. Scusate mio figlio che tossisce. Mi dà la spunta sull'obiettivo, dicevo, per cui abbiamo completato la missione. Possiamo uscire Drento fuori. Cerchiamo la prima porta, stanno chiamando aiuti. Dai, dai, corri carciofo. Intanto cerchiamo di prendere qualche solduccio. Non vorrei andarmene via a mani vuote. Ora potremmo fare tutte le missioni secondarie e fare... Oh, che bello questo qua. Oh, è pure forte.
Ragazzi, li rubo i vestiti, che ne dite? Perché rubandoli i vestiti, guardate, no, ho finito il mana, porca trota. Recuperiamo il mana, vi faccio vedere. Lo portiamo nei cespugli e non mi fa rubare i vestiti. Niente. Si vede che è proprio fatto così. Vi faccio vedere comunque rubando un vestito cosa le succede. Vediamo, questo qua c'ha anche un cappello. Vieni qua. Ok, lo acchiappiamo, lo portiamo nei cespugli. Mi sta finendo il mana, mi sta finendo il mana, mi sta finendo il mana. Ce l'ho fatta, guardate, ruba costume. Ok, guardate, mi sono travestito come lui. E ora io in questo momento ho sbloccato il costume, per cui lo posso acquistare nel nostro negozio ufficiale. Allora, usciamo fuori, vi faccio vedere. Usciamo e salviamo tutto quello che abbiamo fatto. Mi accendo una caramella intanto. E voilà, pudding spellicciato. Missioni secondarie non le abbiamo fatte per il momento. Abbiamo preso un po' di punti, vediamo un po' qua. Master e demaster sono pirla perché non ho usato quello. Tubo di ferro sbloccato. Stivali di gomma sbloccati. Grembiule multiuso sbloccato. Cappello del giardiniere sbloccato. Andiamo subito al negozio e ci acquistiamo il cappello. Quanto costa? 1000. Compra ed equipaggia, ci dà più 10 di energia e più 8 di forza. Qui possiamo comprare qualcos'altro, ma io direi di finire di usufruire la schedina VIP. Poi qua abbiamo sbloccato il grembiule, che ci dà più 30 di energia, più 10 di armatura e più 2 di danni. Io direi di comprarla e di equipaggiarlo. Poi abbiamo la mannaia, che a noi non serve. Perché? Perché? Perché a noi serve un'altra cosa per fare l'altro episodio. Il macete. Se non mi sbaglio, il macete, ma io non ce l'ho. Macete. Costa 18.125, ragazzi. Speriamo di trovarlo nel gioco. Questo è mio figlio che parla in arabo. Intanto sblocchiamo anche queste scarpe di gomma che ci danno più 5 di forza e più 5 di armatura. Bene, proseguiamo. Ora siamo un bel po' potenti. Abbiamo sbloccato intanto, ragazzi, quinta e sesta mission, ma dobbiamo fare normal, la quarta. What a wonderful and beautiful park we... Questo in poche parole, ne ho fatto un fail unico nel mio vecchio video. Premiti, allora, usando in quel momento, tieni premuto Y. Dovrei spogliarlo, vi faccio vedere, e ucciderlo con il macete. Per cui andiamo a cercare subito un coltello, subito. Andiamo a cercare un coltello. Infatti guardate, ho poco mana. Ho notato adesso, ragazzi, che ho poco mana con questi indumenti che ho appena indossato. Perché questi hanno un cuore? Perché hanno un cuore sulla testa? Ah, perché non mi riconoscono. Guardate, non mi riconoscono. Io sono vestito come loro. Ah! Ma porca trota, guardate, non mi riconoscono. E questo è l'obiettivo, eh. No, non ci credo, ragazzi. Allora devo cercare un... Devo non fare danni, cercare un coltello. Qui abbiamo un qualcosa che non mi serve. Dobbiamo cercare un coltello. Aia, quello mi ha riconosciuto, aia. Adesso se uccido questo mi scoprono tutti gli altri, allora. No! Guardate, mi difendono! Ragazzi, mi difendono, non ci credo! Ma è allucinante! Sono morto. Ragazzi, mi difendono, non ci credo! Non ci hanno riconosciuto che siamo quelli non invitati alla festa. Cazzo ti ridi. No, ma che storia, ragazzi, che storia, che storia. Adesso dentro li faccio tutti neri, wey. Ma non ci credico. Anche mio figlio dice in arabo che non ci crede, wey. Allora, andiamo subito a cercare un macete, allora, non perdiamo tempo, dai. Dove posso trovare un macete, ragazzi, un coltello? Dentro la casa, sicuramente. Comunque, lì c'è la nostra missione. Ho finito il mana, porca trota che ce n'ho poco. Ah, però, ho paura. Infatti, guardate, ora ce l'hanno con me. Ora non mi riconoscono più.
Non dovevo rompere nulla, porca trota. Allora, qui che abbiamo? Che è qua? Scambia? Cosa abbiamo in mano? Eh sì, però non so che arma abbiamo in mano. Non è un macete quello. Oh, signori telespettatori, sabota. Cos'è qua? Un'arma strana, una pistola! Distruggi oggetto. Quello è cattivo, ok. A me serve un macete, ragazzi. Questo che cos'è? Ah, qui è dove posso bruciare. Ecco, senza vestiti, ragazzi, guardate. È scaduto il tempo, è scappato il nostro obiettivo. E io non trovo un macete, però. Non ci posso fare nulla. Scambia, che cos'è? Il macete. Ma non ci credo, guardate dov'è. Guardate dov'è, è chi dentro chi. Vediamo un po'. Oh, ma che bello è qua. Come facciamo a riconoscere che dobbiamo andare qua, porca trota? Noi si iniziamo lì. Bene. Riavvia la missione. Scusate ragazzi se le farò così velocemente, ma poi una volta fatto vi vedere queste, le prossime missioni, se volete che andrò avanti con questa serie, le farò tutte per bene. Allora, dove cavolo era? Era dietro la casa, devo fare vero in fretta. Era dietro una casa il macete. Sono sicuro che era quello, eh. Dai, un cespuglio. Come faccio a sapere dove era, ragazzi? Che strada avevo fatto prima, porca trota? Ero entrato chi dentro chi? Ed ero andato là dietro. Ok, macete. Perfetto, andiamo a uccidere subito quello lì. Allora, l'obiettivo è di là. Tanto non ci riconoscono. Li devo prima rubare i vestiti, però. Allora, ho poco mana. Io lo acchiappo e lo porto nei cespugli. Facciamolo avvicinare ai cespugli. Guardate, guardate, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, ce l'ho fatta. Ruba costume. È ucciso. E però, senza vestiti, punisci normal con un macete. Cioè no, non ci credo ragazzi, riavviamo. Non devo rubargli i vestiti allora, devo solo ucciderlo col macete. Every bear has a favorite weapon. No, io non l'ho capita questa adesso, adesso mi incaiso. Intanto qua abbiamo una chiave, non mi interessa, devo superare sta missione, ragazzi. Ma com'è possibile senza vestiti? Il macete, ok, abbiamo trovato, abbiamo sappiamo dov'è e va bene. Adesso dove cavolo è la casa lì? Allora, io provo l'ultima volta, ragazzi, lo uccido col macete, se va bene va bene, se va male non lo so, dicetemelo voi nei commenti. Allora, raccogliamo sto macete. No, devo raccogliere il macete. E andiamo a uccidere quello. Devo andare di là. Di là. Di là. Di qua. È lui? Sì, è lui. Spaventa, uccidi. No, no, che mi uccidono a me, oh. Niente, non lo fa fare, ragazzi. E l'ho ucciso col macete stavolta. Per cui non lo so. Niente. Usciamo fuori. Usciamo fuori. Ok. Ragazzi, non so come si fa sta missione. Cioè, ditemelo nei commenti. Sarò pirla io, magari. E magari, boh. Dovrò provare a spogliarmi? Boh, proverò magari a telecamere spenta a spogliarmi e andare lì col macete. Senza mettere indumenti. Ma non credo sia quello comunque. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo episodio. Abbiamo sbloccato due nuove missioni che potrò farvele vedere tranquillamente. Solo se voi volete che io vada avanti con la missione. Intanto guardate l'isola. Dove indica le X sulla destra della mappa, vuol dire che sono i posti dove noi andremo. Ragazzi, da Luke è tutto. Un abbraccio. Dicete se volete che vada avanti con la serie, alzate i pollici. Ciao a tutti.